La mia posizione sull'hotspot è chiara fin dall'inizio. Sono stato contrario, sono contrario, continuerò ad essere contrario, non per motivi razzisti, ma perché l'hotspot all'interno del porto commerciale di Augusta significa la morte del nostro porto, significa la fine di una struttura che dovrebbe invece dare lavoro, occupazione a centinaia e centinaia di persone. E per cui, non avendo io cambiato idea, perché io non ho cambiato idea, perché ricordo di essere stato perfino in procura a denunciare quando si voleva realizzare questo hotspot, tant'è vero che alla fine Invitalia decise di ritirare perfino il bando. Non capisco perché l'amministrazione comunale abbia cambiato idea, non capisco per quale motivo l'amministrazione comunale, contravvenendo a quelle che erano le indicazioni che erano state formulate da parte del Consiglio Comunale, ha pensato di dare l'ok su un'operazione che rappresenta la morte fisica del porto commerciale di Augusta. Non capisco per quale motivo i consiglieri comunali di maggioranza, ma anche quelli di opposizione, non alzano la voce in maniera forte contro questa decisione, che è una decisione illegittima, perché è una decisione che va contro la volontà espressa dal Consiglio Comunale. Per questo motivo io invito tutti i consiglieri comunali a chiedere la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, un Consiglio Comunale speciale, un Consiglio Comunale solo ed esclusivamente sull'argomento, in cui ci deve essere una sola richiesta da fare al Sindaco, quella di ritirare immediatamente la deliberazione di giunta, fra altre cose presa dopo che la decisione era stata assunta. Non si può pensare di presentarsi di fronte alla prefettura portando istanze che sono contrarie agli interessi del territorio. Non si può pensare di continuare a tenere segreto un accordo che invece deve essere immediatamente pubblicato in tutte le sue parti, perché quando le riunioni sono carbonare, perché quando non si capisce e non si ha voglia di fare conoscere quello che è stato firmato, c'è sempre il sospetto dell'inciucio e c'è sempre il sospetto che sono altre le motivazioni che stanno alla base della decisione della Giunta. Grave poi l'affermazione che questa sera ho preso per la prima volta, secondo la quale il Sindaco sarebbe stato costretto a chinare la testa di fronte a pressioni da parte del Ministero degli Interni. Se ciò è avvenuto, il Sindaco deve denunciare questa cosa, deve dire al Consiglio Comunale che ha fatto questa pressione, deve rappresentare ai cittadini la realtà vera in maniera tale che ognuno di noi possa difendere il proprio territorio, la città di Augusta, il futuro dei nostri figli.